Buonasera, saluto tutti i nostri soci e gli amici che ci seguono. Siamo qui per la presentazione della Strenna del 2020. Purtroppo siamo costretti a non farlo in presenza, viste le condizioni attuali delle restrizioni dovute al coronavirus, ma la Strenna del 2020 meriterebbe un'inaugurazione ben più enfatica di quella che purtroppo siamo costretti a fare adesso, perché è la 60ª Strenna della serie. Innanzitutto sento il dovere di ringraziare tutti quanti hanno collaborato per la realizzazione di questo volume, gli sponsor in primo luogo, poi tutti gli autori che hanno contribuito a costituire la Strenna, che è un volume piuttosto corposo, ed un ringraziamento particolare va alla dottoressa Luisa Corsi, che ha seguito la redazione del volume. L'ha seguita con una minuzia e con una capacità incredibile, ha fatto un lavoro enorme. Quindi a lei va il nostro ringraziamento. Ora, io ho detto che questa è la 60ª Strenna. In effetti la prima Strenna è stata pubblicata nel 1961 ed era un volumetto molto piccolo, soltanto 40 pagine. Nell'introduzione del consiglio direttivo sono spiegate le modalità con cui viene pubblicato il volume. È il desiderio da parte del consiglio direttivo di mantenere informati i soci di quanto si è fatto nell'anno e negli anni precedenti e di quali saranno i progetti per l'anno successivo. Nonostante le scarse pagine, soltanto 40, ho detto, però questa prima Strenna contiene in nuce quanto sarà fatto negli anni successivi. Compaiono i programmi delle varie commissioni, la commissione musicale, la commissione artistica, soprattutto del gruppo fotografico, che era già affiliato alla DAFA, e poi compaiono degli articoli di cultura varia, tra cui i centenari nella storia di Cremona. I centenari nella storia di Cremona costituirono da allora una rubrica in cui si parlava di tutti gli eventi più eclatanti avvenuti nei secoli precedenti e andrà avanti fino al 1969. Nel 1970 rimarrà la stessa rubrica col titolo Ricorrenze storiche dell'anno 1970, per riprendere poi l'anno successivo, quindi 1971, col titolo di Effemeridi Cremonesi. Fino al 1996, anno della scomparsa dell'autore. Nella Strenna del 1962 per la prima volta si parla di dialetto cremonese, ricordando che il dialetto cremonese è da considerarsi una lingua e che purtroppo in quegli anni veniva gradualmente trascurata e sarebbe stato destinato ad essere perso.
dedicata al dialetto cremonese, tutti gli anni vi saranno alcune pagine in cui verranno riportati modi di dire, proverbi, alcune poesie, anche racconti in dialetto. Dal 1982 poi verrà pubblicata in calce al volume una rubrica appunti per un'appendice etimologica del dialetto cremonese, che sarà sospesa soltanto per l'anno 1988, ma continuerà negli anni successivi e terminerà nel 1992 con la lettera SV. Nel 1974 si ebbe il rinnovo della veste editoriale della DAFA, questa dovuta soltanto a ragioni tipografiche, perché il Consiglio avrebbe preferito mantenere la stessa veste. Invece purtroppo, non so per quali ragioni, ma esclusivamente dipendenti dalle tipografie, si è cambiato un pochino. Comunque in copertina è rimasto il nostro camminone da cucina con la scritta Pulcra Tueri. Per alcuni anni, a far parte dal 1970, si ebbero le notizie del restauro dell'orologio astronomico del Torrazzo. Ogni anno venivano notificati i lavori che venivano effettuati, si sono fatte in quel periodo alcune scoperte, si sono scoperte delle cose di cui non si sapeva niente, scoperte delle stranezze che sono apparse durante i restauri e che magari erano state nascoste da restauri successivi. Ecco, ricordo anche che nel 1995, la Strenna 35esima, è stato pubblicato un articolo riguardante la DAFA, la nostra associazione. E nel 1997 è stato pubblicato un appendice con tutti gli indici dei contributi apparsi sulle Strenne dal 61 al 97. Nel 79, a 50 anni dalla fondazione della famiglia artista e a 30 anni dalla fusione con gli Amici dell'Arte, da cui è nato l'acronimo ADAFA, anziché la Strenna fu pubblicato un volume dal titolo Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, e contenente la biografia di 123 artisti contemporanei. Un analogo volume verrà poi pubblicato, volume analogo ma più corposo, verrà poi pubblicato nel 2004, 25 anni di distanza dal primo, col titolo Dizionario biografico illustrato dei soci artisti e dei soci cultori delle lettere e degli studi. Nel 2011 la Strenna inaugura una nuova serie, diventa la numero uno seconda serie. Cambia la veste tipografica, ma il mutamento non è solo estetico. I contenuti assumono una valenza più scientifica ed anche più impegnativa. Perdono forse quel carattere familiare che avevano nella prima serie, però
acquisiscono una maggior valenza scientifica. E così siamo arrivati alla nostra 60ª strenna per il 2020. Anche quest'anno la strenna della DAFA per l'anno 2020 presenta una sezione di arte, architettura urbanistica molto interessante. Il primo articolo a firma di Silvia Cibolini riguarda la chiesa e il convento di Sant'Angelo in Cremona. L'argomento è già stato oggetto di una conferenza tenuta alla DAFA dalla relatrice nel febbraio dell'anno scorso e ora viene riproposto in forma rivista integrata da ulteriori informazioni che nel frattempo l'autrice è riuscita a recuperare. Sia la chiesa di Sant'Angelo che il convento erano retti dai francescani minori osservanti che ebbero un ruolo molto importante sia nella vita religiosa che storica della città. Sarà da dire subito che chi andasse a cercare la chiesa di Sant'Angelo oggi non la troverebbe più, perché non esiste. È una chiesa scomparsa, è stata demolita, ma di questo edificio esiste traccia della titolazione di una piazzetta detta appunto di Sant'Angela, che si trova, insomma, è dislocata tra il retro del Museo del Violino, del palazzo di Piazza Marconi, insomma, e la linea che porta praticamente da via Meloni a Vicolo San Salvatore, insomma è via Belcavezzo. Ecco, praticamente questa è la zona, l'area della vecchia Cremona nella quale si trovava il convento e la chiesa di Sant'Angelo. Dicevo che questo convento non si trova più perché venne demolito appunto negli anni 30 per costruire il Palazzo dell'Arte che doveva ospitare il premio Cremona nell'intenzione di Farinacci e una porzione dell'odierna Piazza Marconi, dove nei progetti di quel tempo avrebbe dovuto trovare posto un mercato, costituito da due edifici, uno per il mercato all'aperto e l'altro per il mercato all'ingresso. Questo poi non venne fatto, però io ad esempio mi ricordo che quando ero bambina lì si teneva proprio nei giorni, diciamo, infrasettimanali il mercato cittadino. Questo lavoro della ricercatrice di Silvia Cibolini trae le mosse da un discorso molto importante che è quello di non dimenticare, e non a caso oggi ricordiamo il giorno della memoria. Certo, è il giorno della memoria della Shoah, quindi di una delle tragedie più grandi che ha vissuto il Novecento, ma comunque in ogni caso è significativo per ricordare che il passato non va dimenticato, non va messo nel dimenticatoio, che dobbiamo continuare a considerare che quello che è stato prima di noi in fondo costituisce le nostre radici. E a questo passato noi ci dobbiamo ancorare, questo passato noi lo dobbiamo rivalutare, ce lo dobbiamo tenere caro, perché costituisce proprio quel presupposto dal quale poi noi partiremo per proseguire nella nostra strada. Ecco, quindi l'importanza di questo articolo di Silvia Cibolini sta proprio in questa paziente, precisissima ricostruzione di una chiesa, di un convento, con annesso convento, torre e congregazione delle Sacre Stigmate, che oggi non esiste più, ma che comunque, come dicevo, ha avuto una grandissima importanza ed era retto dall'ordine dei frati minori osservanti,
che poi vengono soppressi, vengono aboliti, e la chiesa nel corso dell'Ottocento diventa sussidiaria di San Pietro, per poi, appunto, come abbiamo detto, venire completamente distrutta. La ricostruzione che ne fa la Cibolini non è solo dell'assetto esterno, che comunque cerca, ecco, e riesce a ricostruire attraverso il reperimento di planimetrie inedite, carte d'archivio, storiografia 6 e 700 e anche le splendide figure di Quiresi, di Ezio Quiresi, che documentano la demolizione della chiesa, ma si interessa anche di quelli che sono gli assetti interni, ovvero sia le pale d'altare, le statue lignee, tutto l'arredo liturgico che costituiva appunto il patrimonio ecclesiastico ma anche artistico della chiesa di Sant'Angelo. E in particolare l'autrice cerca di andare sulle tracce di alcuni dipinti che appartenevano appunto alla chiesa e che poi con la sua soppressione sono finiti in altri luoghi. Una parte nella chiesa di San Pietro, una parte sul mercato antiquario e altra, un'ultima parte o comunque una terza parte, chissà dove, non si sa dove sia finita, forse in case private, chi lo sa. E comunque lei fa questo lavoro di ricerca proprio, che secondo me è molto interessante, perché si tratta di recuperare dei dipinti, delle statue così, di cui si era persa la memoria. Ecco, questo direi che può essere considerato un lavoro di ricerca molto molto interessante, tra l'altro scritto in maniera molto scorrevole e si legge volentieri. L'altro invece saggio, sempre appartenente al ciclo di alla sezione, diciamo, al ciclo di arte, architettura e urbanistica, riguarda un intervento di Roberta Aglio dal titolo La cornice nelle tavole da soffitto rinascimentali, tra definizione dello spazio e negazione del ruolo. Anche questo argomento è stato oggetto di una relazione che l'Aglio ha tenuto in modalità online, naturalmente per necessità dovute all'espandersi della pandemia nell'ottobre dell'anno scorso, nella quale ella appunto ha considerato quello che era la valenza, il ruolo e anche proprio la definizione sociale e antropologica delle tavolette da soffitto nei palazzi nobiliari o della ricca nobiltà dei secoli scorsi. Ma non a caso anche qui alla DAF, in questo salone, abbiamo sul nostro soffitto un esempio molto significativo di questo genere artistico artigianale che, nato nel 400, è comunque ha avuto fortuna fino ai primi anni del 900, quando la famiglia Sperlari appunto decide in questo salone di coprire il soffitto con questa struttura in legno dipinto. La particolarità di questo articolo sta nel fatto che si prenda in considerazione, più che non la tavoletta lignea, di cui peraltro l'autrice ha parlato, ha trattato in moltissime pubblicazioni che sono reperibili sul mercato e usufruibili in qualsiasi momento, dicevo che la particolarità è quella di considerare le incorniciature, le inquadrature, che sono queste, ecco, le inquadrature che definivano non solo l'importanza della figura centrale, che poteva essere una figura umana piuttosto che un animale, un oggetto, un elemento floreale, ma l'importanza delle inquadrature, cioè di queste cornici o vegetali o architettoniche, che non solo
facevano risaltare la figura centrale, come si possono vedere in queste immagini, ma davano l'impressione di uno spazio illusorio che andava oltre la struttura solariale del soffitto. Sulla base di questo discorso, dell'importanza del ruolo che l'inquadratura ha nella tavoletta da soffitto linea cremonese, in particolare bembesca e rinascimentale, Roberta Aglio poi porta il discorso sul fatto che queste tavolette, nel corso soprattutto del, già a partire dall'Ottocento, ma soprattutto nel corso del Novecento, hanno subito una dispersione dovuta alla demolizione degli edifici in cui erano, oppure alla decadenza di questi edifici, o ad altri motivi, insomma, comunque legati al venir meno di quella che era il luogo nel quale erano ospitati, per il quale erano stati esibiti. Di conseguenza considera la loro dispersione sul mercato antiquario. Arrivano nei musei, arrivano nelle gallerie d'arte, arrivano nelle collezioni private e vengono usate non più come elementi che facevano parte di una struttura unitaria che aveva una sua ragione d'essere e un suo linguaggio comune, ma vengono usati come se fossero dei quadri a sé, cioè dei dipinti in piccolo praticamente, da appendere alle pareti, nelle case diciamo dei collezionisti, piuttosto che in un museo, oppure da inserire in una boiserie, o ancora da diciamo fungere da specchiatura in porte di particolari, in usci in porte di particolare importanza, perché li mettevano in saloni o in zone di rappresentanza. E allora ecco che la conclusione a cui giunge la dottoressa Aglio è questa, insomma, praticamente, che avulse dal loro contesto originario, avulse da quella che erano state le ragioni per le quali, le ragioni, i luoghi, gli spazi per i quali erano state fatte queste tavolette da soffitto disperse, prese singolarmente, hanno perso la loro identità. Ed ecco allora che si capisce quella seconda parte del titolo che magari in un primo momento poteva essere sembrata un po' oscura, cioè tra definizione dello spazio e negazione del ruolo. La definizione dello spazio è il ruolo che queste tavolette, cioè che queste corniciature hanno avuto nelle tavolette originali, cioè negli spazi e nei luoghi per i quali sono stati in origine costruite ed edificate, insomma intagliate. Ecco. Negazione del ruolo vuol dire che una volta che sono state estrapolate dal contesto originario e considerati come quadretti a sé con puro valore decorativo, hanno perso quella valenza e che il ruolo sociale, culturale e anche antropologico che era legato all'artista, alla bottega, era legato al committente, ai suoi gusti, alla cultura del luogo e a tutto quanto ruotava attorno alla famiglia che aveva commissionato all'artista questa, diciamo, questa soffittatura che aveva proprio il compito non solo di decorare, ma quasi di, potremmo dire, forare il soffitto per inoltrarsi in una storia antica fatta di personaggi, di stemmi, di animali. E il discorso dello stemma è molto importante perché spesso in queste la famiglia, insomma, trovava una gratificazione di sé, della propria nobiltà, proprio in queste specchiature, in queste inquadrature. Ecco, anche questo è un saggio frutto di studi e di ricerche profondissime, di anche una relazione con università straniere che hanno portato avanti il discorso delle tavolette da soffitto, un articolo di questo molto bello, molto interessante da leggersi volentieri, che si legge volentieri e che comunque costituisce un ulteriore tassello alla conoscenza di una forma d'arte e d'artigianato
che è rimasta fino ad ora un po' di nicchia, cioè che non ha avuto quella fortuna che ad esempio ha il discorso della pittura piuttosto che dell'architettura. A me spetta illustrare gli articoli di tipo storico-letterario che sono stati pubblicati sulla Strenna, che riguardano personaggi di cui parlerò, che hanno un'attività locale certamente, ma la cui, diciamo, il riflesso di questa attività poi è stata, come dire, si è diffusa anche a livello nazionale, quindi personaggi che hanno rappresentato un trait d'union, un punto di collegamento fra l'attività culturale locale e l'orizzonte del panorama nazionale italiano, appunto dal punto di vista storico-culturale. Il primo personaggio di cui mi occupo è Adriana Grilli Taglietti, la moglie del nostro ex presidente, professor Gianfranco Taglietti. Personaggio, Adriana Grilli Taglietti, che non era cremonese perché era di Pavia, ma che ha sempre sostanzialmente lavorato a Pavia, non solo perché era professoressa di latino e storia presso le Suore Canossiane, l'Istituto Magistrale delle Suore Canossiane, ma anche perché poi si è occupata, questa è una cosa particolare, della scoperta, della riscoperta del teatro dialettale cremonese con le opere del sacerdote Antonio Maria Nolli, che è quello che aveva pubblicato, che aveva scritto e pubblicato La sposa Berta e la sposa Chiara. Ricordo che c'era stata una pubblicazione di questo tipo su una Strenna di tanti anni fa, se non mi sbaglio, curata da Gianluca Barbieri. Adriana Grilli Taglietti però è importante per i suoi studi storici, ma soprattutto perché insieme appunto al marito, il professor Taglietti, ha fatto un lavoro di squadra che riguarda un'attività particolare, il dizionario del dialetto cremonese del 76, che poi è stato come dire, risistemato e ripubblicato, ampliato con il titolo di dizionario etimologico del dialetto cremonese. Diciamo che questo, bisogna ricordare che questo è un lavoro di una portata almeno trentennale, di una durata almeno trentennale, perché risale ad una famosa, come dire, intervento del professor Taglietti sia sulla Strenna che sulle pagine del quotidiano La Provincia, che si intitolava Salviamo il nostro dialetto. Siamo nel 60-61 e questo articolo dette la possibilità a tanti cultori del dialetto di recuperare questo materiale che in quegli anni, gli anni fra il 50 e il 60, cominciava a disperdersi, perché quelli sono gli anni della come dire, cultura di massa e dello sviluppo dell'italiano standard, così come oggi lo conosciamo. Sono gli anni, ad esempio, in cui alcuni autori, alcuni studiosi cominciano a studiare filologicamente il dialetto. C'è ad esempio l'attività di Pasolini, ci sono tanti altri studiosi. Quindi è importante l'attività di Adriana Grilli Taglietti in questo senso. Il merito appunto di questo dizionario è quello di aver sviluppato, di aver promosso lo studio filologico dei dialetti e di aver dato agio a manifestarsi, di aver promosso l'attività dei poeti del secondo novecento cremonesi, poeti dialettali. Ricordo Gigi Manfredini, ricordo Pierluigi Lanzoni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi questo intervento ha rivitalizzato tutta la cultura dialettale, grazie a cui noi possiamo in sostanza oggi conoscere anche il patrimonio linguistico e poetico del nostro dialetto. La seconda figura di cui vi illustrerò l'attività è Antonietta Giacomelli, amica di Don Primo Mazzolari. Mentre lo studio su Adriana Grilli è stato preparato, curato dal dottor Giampiero Goffi, questa è stata curata da Anna Rosa Dordoni. E nell'articolo della Dordoni viene studiata l'attività, viene considerata l'attività della Giacomelli sotto due aspetti. Prima per quanto riguarda la sua storia culturale e poi per quanto riguarda il suo rapporto con Don Primo Mazzolari, perché abbiamo un epistolario fra i due abbastanza corposo che va dagli anni, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, quando i due si conoscono, fino alla morte della Giacomelli. Giacomelli era di Treviso, era nata nel 57 e morirà nel 49, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e fa parte di una famiglia abbastanza importante di Treviso, che unisce per parte di padre tutta una tradizione
mazziniana, laica, liberale. Tra l'altro il padre era un grande funzionario, un grosso funzionario statale, e fu prefetto di Cremona tra l'82 e l'87. E infatti la Giacomelli ha vissuto, si è formata a Cremona. Per parte materna invece Antonietta Giacomelli è collegata ai Rosmini, perché è figlia di un cugino di Antonio Rosmini, quindi chiaramente fa parte di tutto quel movimento rosminiano di rinascimento spirituale, di rivalutazione del messaggio evangelico e di incessante critica che lo stesso Rosmini fa, se ricordate, nei confronti della Chiesa ufficiale. Ricordo ad esempio le famose cinque piaghe della Santa Chiesa e così via. La Giacomelli al suo attivo, già da giovane, quindi già negli anni in cui risiede a Cremona, fra i 20 e i 30 anni, ha un'attività di romanziera. Poi si trasferisce nel 1892 a Roma e qui si avvicina alle correnti cattoliche modernizzanti, quelle che in sostanza si accodavano al messaggio di rinnovamento sociale, economico, morale che era stato divulgato, era stato promosso dall'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. A Roma infatti la Giacomelli aderisce all'Unione per il Bene, che è un'associazione per il risveglio dell'attività religiosa e morale, che però faceva anche una sorta di assistenza economica e sanitaria alle famiglie più povere. L'associazione si avvale della collaborazione di grandissimi personaggi della cosiddetta corrente modernista, ad esempio Antonio Fogazzaro, il romanziere che fu collegato a questa corrente, e pubblica una rivista che si intitola L'ora presente. Da questo momento quindi la Giacomelli è in contatto, come ci spiega Anna Rosa Dordoni, con la galassia modernista, e soprattutto entra in contatto con il principale esponente di questa area, che era il famoso Don Romolo Murri. Don Romolo Murri che sarà il fondatore del movimento democratico cristiano, quello stesso personaggio che poi verrà criticato e aspramente condannato dalla Chiesa ufficiale. La Giacomelli quindi porta avanti il suo lavoro di conferenziera, di divulgatrice della liturgia, per esempio pubblica diversi libretti in italiano sulla liturgia della messa, cosa che a noi sembra ovvia, ma allora, ricordo che allora la messa si teneva in latino, quindi questa attività era un'attività di divulgazione che non veniva affatto come dire favorita dalla Chiesa ufficiale, ma soprattutto lei partecipa alla formazione, allo sviluppo di movimenti cattolici femminili, ad esempio a Rovereto fonda l'Unione Nazionale delle Giovinette Volontarie Italiane. Siamo negli anni della Prima Guerra Mondiale. Queste giovinette, che potremmo definire, come dire, potremmo definirle delle scout, no, femminili, sono delle, come dire, delle ragazze che si formano e fanno poi un'attività, una vita attiva in società. Ed aiutano per esempio i soldati, vengono mandate al fronte per aiutare i soldati in questo senso. La Giacomelli è interventista democratica durante la Prima Guerra Mondiale, come del resto però anche Don Mazzolari. Qui bisogna chiarirsi, perché gli interventisti democratici non sono, come noi così possiamo pensare, dei guerrafondai, sono quelli che credono nella guerra contro l'Austria come forma di completamento del movimento di unificazione nazionale che era cominciato nel Risorgimento. A questo, per esempio, a questo gruppo partecipa anche un poeta che conosciamo tutti, Ungaretti, è un interventista. Ungaretti va volontario in guerra perché crede in un certo ideale, poi sappiamo che si ricrederà. Vabbè, questo. Comunque, la Giacomelli, fra l'altro, favorisce anche all'inizio il movimento fascista. Vedi Mussolini, quello che potremmo definire l'uomo della provvidenza, anche se poi dopo il diritto Matteotti si allontanerà dal fascismo. Sostanzialmente però il suo carattere è abbastanza determinato e questo le procura dei problemi molto specifici, sia nei confronti delle gerarchie cattoliche al tempo di Murri, 1908-1913, quindi al tempo del modernismo, ma soprattutto poi la Giacomelli si scontra con le gerarchie ecclesiastiche al tempo dei patti lateranensi nel 29, perché critica la Chiesa concordataria, quella che in sostanza aveva firmato i patti lateranensi, anche se la sua posizione non è così come dire, radicale come quella invece di Don Mazzolari, che si allontana in quegli anni non solo dal fascismo,
ma soprattutto critica aspramente le posizioni della Chiesa concordataria, di quella che aveva firmato i patti, no? Questo ci porta alla seconda parte dell'articolo della Dordoni, cioè l'epistolario di cui parlavo, un epistolario abbastanza ricco, dove Don Mazzolari, ad esempio, dimostra di conoscere anche i romanzi della Giacomelli. E la Giacomelli, per parte sua, lo sprona, c'è un grosso fermento, in sostanza, una grossa corrispondenza epistolare fra i due fino alla morte della Dordoni, quindi questo fino alla morte della Giacomelli. Questo ci permette di capire come un personaggio come la Giacomelli, che si forma a Cremona, però ha degli addentellati poi nella vita ecclesiale, storica, dei movimenti cattolici di tutta Italia, perché è collegato a un personaggio che è Don Primo Mazzolari, no? Che indubitabilmente anche lui poi ha avuto un grosso percorso. Il Mazzolari della Prima Guerra Mondiale non è certo quello del Secondo Dopoguerra. Veniamo al terzo contributo di cui parlavo. L'autore Stefano Carletti si interessa della storia della famiglia Ferragni e fa un'osservazione abbastanza interessante, cioè dimostra attraverso questa storia come verso la fine del Settecento la borghesia mercantile cremonese che stava emergendo, per acquisire maggiore importanza, si collega alle famiglie del notabilato e della nobiltà locale cremonese, la quale nobiltà locale cremonese non era tutta austriacante, non era tutta reazionaria, c'erano personaggi che in un certo senso cercavano di svincolarsi, nobili che cercavano di svincolarsi dalla, come dire, oppressione e dal controllo austriaco. Negli anni che vanno dalla rivoluzione francese all'epoca napoleonica fino alla restaurazione poi asburgica. Questo è evidente, correlazione tra borghesia mercantile e notabilato locale è evidente proprio nella storia della famiglia, perché il capostipite Francesco Ferragni è un grossista di generi alimentari e trasferisce ai figli poi una posizione di rendita, riesce a diventare molto ricco, acquisisce immobili e fa una politica matrimoniale molto accorta, nel senso che fa sposare le figlie ai personaggi del jet set cremonese dell'epoca, che sono i Macchi, gli Anselmi, i Cadolini e così via. Tre figli maschi di Francesco, il più abile è stato Luigi, che si collega agli esponenti della carboneria locale, siamo più o meno sia del giacobinismo locale sia della carboneria, quindi siamo negli anni ad iniziare dal 1795-1796. Primo figlio di Luigi e Teresa Resemini, nato nel 1802, prende il nome di Francesco come il nonno e si fa già notare nei moti rivoluzionari del 20-21. Chiaramente in quei moti, come già sappiamo anche dalla storia milanese, in quei moti parecchi patriotti vengono attenzionati, fra virgolette, dalla polizia austriaca e vengono controllati. Infatti Francesco deve stare molto attento in questi anni, viene sorvegliato attentamente dalla polizia del Lombardo-Veneto, finché lo ritroviamo poi nel 31-32, perché è uno dei fondatori della prima sezione locale cremonese della Giovane Italia di Mazzini. Si fa avanti intanto il fratello minore Gaetano, che segue le iniziative rivoluzionarie, però più che altro fa un'attività di coordinamento e di lavoro con la sezione delle scuole infantili di carità, cioè con quel sistema di scuole d'infanzia che verrà, se ricordate, promosso dal famoso Ferrante Porti, che ricordiamo come uno dei più grandi pedagogisti cremonesi, no? Un'occasione congiunta per Francesco e Gaetano di ritornare all'azione è quella della prima guerra di indipendenza, 48-49, e la cosa abbastanza interessante è che i due, Francesco e Gaetano, si fanno aiutare in questa operazione rivoluzionaria da Tito Cadolini, che è il loro cugino e che è contemporaneamente generale dell'esercito austriaco, ma fiancheggiatore dei rivoltosi, quindi è un personaggio che fa il doppio gioco, no? Dalla parte degli austriaci ma anche dalla parte dei rivoluzionari. I due fratelli si fanno aiutare anche da altri componenti della famiglia, ma la sconfitta subita dai patriotti dopo la prima guerra di indipendenza comporta un altro periodo di controllo poliziesco sui due, finché si arriva, come sappiamo, alla seconda guerra di indipendenza. A questo punto
Francesco muore il 2 marzo del 61, Gaetano si dedica invece alla sanità. Il figlio di Francesco, Alfredo Ferragni, diventa un generale dell'esercito unitario, mentre il figlio di Gaetano, Luciano, è un personaggio abbastanza interessante perché inizia la sua attività collegandosi ad esponenti del mondo politico radicale che stava emergendo alla fine degli anni 70 in tutta Italia, anche a Cremona. Si interessa ad esempio ad attività imprenditoriali, finché nel 1889 Luciano Ferragni diventa sindaco di Cremona. Riesce a tenere la carica per 2 anni, la perde e ritorna sindaco nel 1894. E possiamo dire che è uno dei sindaci più progressisti della Cremona unitaria, perché non solo adotta una serie di provvedimenti a favore della popolazione, ma soprattutto comincia a sviluppare un sistema che oggi potremmo definire di aziende municipalizzate. Per esempio si interessa della raccolta dei rifiuti, si interessa della macellazione pubblica, cioè tutte attività che oggi noi consideriamo appannaggio dell'amministrazione comunale, ma che allora non erano. Quindi è un personaggio molto all'avanguardia per l'epoca, addirittura è uno per esempio che si interessa della diffusione dell'elettricità, stava venendo fuori l'elettricità e lui promuove i primi nuclei di azienda elettrica, tra virgolette. Quindi sono anni molto importanti per Cremona. Luciano Ferragni lascia la carica nel 1900 e farà poi diverse attività, morendo nel 1911 a soli 57 anni, ma dimostrandosi comunque uno dei sindaci più importanti della Cremona tra l'8 e il 900. L'eredità di Francesco Ferragni sarà raccolta da Gaetano, che è dai figli, Gaetano che diventerà senatore socialista della Repubblica Italiana, Rosolino, che è un personaggio che è stato ricordato in questi giorni perché Rosolino Ferragni è uno dei fondatori a Cremona del Partito Comunista, Partito Comunista d'Italia del 21 appunto, e infine Amelio che è un notaio. Quindi come vedete l'azione di Luciano Ferragni è un'azione importante perché grazie alla sua attività Cremona emerge come una città progressista, una città all'avanguardia, e quindi si collega a tutto lo sviluppo della società italiana che avviene fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Quindi una figura sicuramente singolare fra i sindaci di Cremona. Persone che si occupano di storia e di arte cremonese conoscono un libretto prezioso, il Santuario di Cremona, che Pellegrino Merula ha scritto nel 1627, di fatto è la prima guida della città, delle chiese più che della città di Cremona. Chi si occupa di musica antica conosce Tarquinio Merula, che fu un raffinato compositore e organista. Ecco, a questi due personaggi e alla loro famiglia dedica lo studio Federica Gritti, che pubblica sulla Strenna della Dafa un estratto dalla tesi magistrale che ha discusso presso la Facoltà di Musicologia e di Beni Culturali. E si occupa di questa famiglia da un punto di vista un po' particolare, utilizzando una fonte particolare che è il libro di famiglia. I libri di famiglia sono dei libri, di fatto, dei registri, che cominciarono ad essere compilati a Firenze nel XIII secolo dai mercanti, i quali inizialmente registravano i dati dei loro affari, poi pian piano hanno cominciato a segnare anche gli eventi importanti delle famiglie, delle nomine particolari, nascite, matrimoni, eccetera. Anche il nostro archivio di Stato conserva alcuni libri di famiglia di mercanti cremonesi, tra questi anche il libro della famiglia Merula, pubblicato e compilato da Niccolò e da Pellegrino Merula. Ora, da questo libro e dal saggio della Federica Gritti si possono ricavare delle notizie interessanti su questi personaggi, relative alla loro vita pubblica. Ad esempio di Pellegrino Merula è annotata la sua nomina protonotario apostolico. Ecco, Merula fu rettore della chiesa di San Niccolò che sorgeva dove adesso c'è l'edificio della posta centrale.
ma ci sono anche notizie relative alla vita quotidiana. Ad esempio, veniamo a sapere che Pellegrino Merula appunto ospitava presso la sua casa dei giovani studenti ai quali impartiva a pagamento delle lezioni di latino. Quindi ecco, è un modo un po' diverso per accostare questi personaggi che hanno fatto la storia della cultura cremonese del 600. Giovanni Fasani invece ci porta in un contesto completamente diverso. Da qualche anno a questa parte, dalle pagine della Strenna della Daffa, Fasani offre una vera e propria storia dell'incisione cremonese attraverso i secoli, un settore di cui è un profondo conoscitore. Quest'anno la sua attenzione si sofferma a offrire 16 piccole biografie di incisori cremonesi praticamente sconosciuti finora, lui definisce dilettanti nel doppio significato della parola, sia dilettanti come persone che si dilettavano, amavano fare questa attività così come passatempo, ad esempio il conte Carlo Calciati, oppure definiti dilettanti perché ancora non erano entrati nella professione, il caso di Luigi Celli, molto bravo, noto per una sola incisione perché poi morto prematuramente. Quindi Fasani presenta questi personaggi, li inserisce all'interno di quello che è il contesto dell'arte incisoria nel corso dell'Ottocento, un periodo nel quale noi troviamo le cosiddette incisioni di riproduzione nella prima metà del secolo, ovvero sia la riproduzione di dipinti, sculture celebri, erano incisioni che servivano sia a scopo didattico nelle accademie e nelle scuole d'arte, sia come elemento decorativo. Poi nella seconda metà del secolo si afferma invece l'incisione di invenzione, vere e proprie opere d'arte autonome in cui l'incisore è anche l'inventore del soggetto. Ecco, nel caso degli incisori presentati da Fasani troviamo sia l'uno che l'altro, e quindi è veramente un aspetto assolutamente non noto finora che vale la pena di andare a scoprire leggendo l'articolo di Giovanni Fasani. E infine, chi ha occasione in questo periodo di recarsi al palazzo della provincia della prefettura e di salire lo scalone principale, noterà la presenza di una scultura importante. Si tratta del modello originale in gesso della statua di Capaneo di Arturo Ferraroni. Ferraroni modellò questa statua nel 1905 a Venezia, dove anni prima aveva studiato, e la presentò poi alla sesta esposizione internazionale d'arte di quella città. Poi nel 1910 venne esposta a Cremona alla prima esposizione d'arte di Palazzo Stanga, in entrambi i casi con grande successo di critica. Successivamente questo modello in gesso venne portato al Museo Civico e lì restò fino al 1985, quando venne utilizzato per realizzare una fusione in bronzo. In quell'occasione venne sezionato, come richiede appunto la tecnica di fusione, e successivamente riportato nello studio di Piero Ferraroni, fin tanto che nel 2019 i figli di Piero Ferraroni, tra cui Enrica, che cura le note storiche relative al Capaneo sulla Strenna della Daffa, decisero di regalarlo alla provincia. In quell'occasione venne affidato al restauro di Luciana Manare e Enrico Perni, i quali sulla Strenna danno un resoconto del lavoro difficile, complesso che hanno compiuto, e poi appunto venne portato nella sede dove si trova adesso. Ecco, voglio ricordare anche che Manare e Perni segnalano nel loro articolo un museo particolare, la Gipsoteca Fumagalli ed Ossi di Milano, un museo praticamente sconosciuto,
nel quale vengono conservate centinaia di calchi di opere scultoree di tutti i tempi e di tutto il mondo praticamente. È un museo visitabile e è interessante anche il fatto che a fianco ci sia ancora il laboratorio dove ancora oggi si producono dei calchi in gesso. Ecco, chi andrà a vedere il Capaneo non potrà non notare la forza espressiva di Arturo Ferraroni, che qui ha reso benissimo il temperamento di questo eroe mitologico fortissimo, che osò perfino sfidare Giove. Ovviamente Giove si arrabbiò moltissimo e lo fulminò mentre tentava di dare la scalata alle mura di Tebe per conquistare la città. Quindi veramente un'opera da andare a vedere. Un articolo molto piacevole che compare sulla Strenna è l'articolo di Tiziana Cordani, che non saprei come definire, se una riflessione, una confessione oppure una lezione sul come fare oggi critica d'arte. Con una prosa molto brillante, molto piacevole, Tiziana Cordani, che ormai da anni svolge questo lavoro di critica d'arte, ci racconta il suo approccio con l'opera d'arte. Dobbiamo tenere presente che l'autrice è figlia di uno dei maggiori pittori che abbiamo avuto nel secolo scorso, nel Novecento. Quindi ha visto in prima persona come l'opera d'arte nasceva e da questo ha sviluppato questo suo modo di fare critica, che è, volendo vedere, un modo di critica un po' datato. Adesso noi siamo abituati purtroppo a WhatsApp, a Facebook, e a noi basta mettere un like che consideriamo la nostra critica già terminata. La Cordani invece sostiene che sia necessario spiegare quello che il critico d'arte si sente e divulgarlo agli altri con parole che però devono essere semplici e facilmente comprensibili. Si scaglia anche un po' contro il modo in cui il critico d'arte valorizza un'opera d'arte e di conseguenza valorizza anche tutto un filone di opere d'arte, nel senso che ormai tutto il commercio si sviluppa da un punto di vista economico, cioè si vede dove l'artista guadagna di più e fa guadagnare di più. E è un articolo molto piacevole quello della Cordani, perché ci invita molto a riflettere su quelle che sono le suggestioni che tutti i media ci danno su un determinato pittore o su un determinato modo di fare arte. Altro articolo che contiene la Strenna di quest'anno è un articolo di Marco Ruggeri, che parla della storia di un libro sul canto religioso popolare. È un articolo molto intrigante, perché parla di come si è evoluta questa musica religiosa, ma musica che viene considerata musica modesta, anche se in realtà alle volte modesta non è. Si parte addirittura da Sant'Ambrogio, quindi siamo nell'Alto Medioevo, e da lì procede la storia del canto popolare e religioso.
Notizie precise le abbiamo dal X secolo, dalla Francia, prima in lingua d'oile, poi in lingua d'oc, e successivamente anche in Italia incominciamo a trovare la codificazione di canti religiosi. Nell'XI secolo poi la devozione mariana ha fatto sì che venissero pubblicati e scritti alcuni canti religiosi. Dobbiamo sottolineare poi che nel secolo successivo San Francesco, col suo Cantico delle Creature, il Cantico delle Creature è nato come canto religioso. Purtroppo da allora è andata perduta la musica e noi lo ricordiamo semplicemente per il testo. Nel Rinascimento poi il canto popolare è stato incrementato, si rivolgeva generalmente a dei cori e anche a degli organisti. Si deve ricordare che il canto religioso aveva anche una funzione catechistica, cioè veniva usato per indottrinare i bambini e anche i fedeli riguardo a quanto il canto conteneva, e questa abitudine andò avanti anche nell'Ottocento. Nell'Ottocento abbiamo una serie di compositori che assieme ad autori letterati composero dei canti che ancora oggi noi ricordiamo e che vengono usati nelle liturgie nostre. Ritengo che questo contributo sia un contributo molto accattivante e che sia molto interessante leggerlo, perché si scoprono delle cose che noi non sapevamo, e quindi ritengo proprio che sia giusto dargli il suo valore. Abbiamo così concluso la critica dei vari contributi che si trovano nella Strenna, io e gli altri della redazione. Salutiamo tutti quanti ci hanno seguito, hanno avuto la pazienza di seguirci fin qui, e diamo la rivederci alla prossima nostra nostro prossimo evento, che avverrà la settimana prossima a quest'ora.